Benvenuti nel mio canale, io sono Florenza e oggi voglio condividere con voi la ricetta di un dolce, lo strudel di mele. Vi elenco quali sono gli ingredienti e iniziamo. Per lo strudel ci serve 1 kg di mele, 150 g di farina, 50 g di pan grattato tostato, 60 g di zucchero semolato, 75 g di acqua, 50 g di uva passa, 15 g di olio di semi, un pizzico di sale, un tuorlo d'uovo, un cucchiaio di cannella e 60 g di burro. In un contenitore verso la farina faccio un buco al centro. Metto un tuorlo, un pizzico di sale, l'olio di semi e l'acqua. E con il mestolo di legno mischiamo. Pulisco bene il mestolo e trasferisco l'impasto sul tavolo da lavoro. Così da poterlo lavorare meglio. Ho bisogno di lavorare l'impasto per almeno 5 minuti. All'inizio risulterà molto appiccicoso. Ma il risultato finale è quello di un panetto elastico e sodo. Adesso lo avvolgo nella pellicola trasparente e lo faccio riposare in frigorifero per mezz'ora. E adesso mi occupo delle mele. Dopo averle lavate e asciugate, le sbuccio. E dopo averle sbucciate, le divido in due e tolgo il picciolo e i semi. Per lo strudel di mele sono indicate le mele renette o le mele golden. Ma ovviamente se non le avete, fatelo con quelle che avete in casa. E adesso è il momento di tagliarle fini. Le metto tutte in un contenitore e aggiungo gli altri ingredienti. Unisco le mele, l'uva passa, lo zucchero, un cucchiaio di cannella e il pane grattugiato tostato. E ora una bella mescolata. Se volete, l'uva passa potete metterla in ammollo con il cognac. Adesso la metto da parte e mi occupo della sfoglia. L'impasto ha riposato per mezz'ora e adesso lo stendo. Infarino il piano da lavoro.
cerchiamo di dargli una forma rettangolare. E ora lo stendo con il mattarello. Abbiate cura di non farla rompere, perché comunque è molto morbida e deve venire davvero molto sottile. Quindi infarinate sempre il piano da lavoro. E dopo aver ottenuto questa bella sfoglia sottile, vedete, prendiamo un canovaccio pulito di cotone o di lino e la mettiamo su in questo modo. E con le mani andiamo ad aprirla, cercando di dargli una forma rettangolare. E spennello la sfoglia con il burro. Noterete che la sfoglia è sporca di zucchero perché ci stavo rovesciando sopra le mele dimenticando di spennellarci sopra prima il burro, quindi le ho raccolte e lo sto facendo adesso. E adesso è il momento di mettere sulla sfoglia le mele. Vado a sistemarle per bene. Con un coltello definisco i bordi e con l'aiuto del canovaccio andiamo a piegare i bordi, prima su un lato e poi sull'altro. E ora arrotolo. Adesso prendo una leccarda ricoperta da carta forno e ci spennello del burro fuso. E ora prendo lo strudel con delicatezza e lo metto sulla leccarda. E adesso ci spennello il burro. E adesso lo inforno a 200 gradi per 35 minuti. Ed infine cospargete lo strudel di zucchero a velo.
Questo strudel alle mele è davvero buonissimo. Grazie per aver guardato il video. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, farlo è gratuito e per me è molto importante. E condividete la ricetta con i vostri amici, così anche loro potranno conoscerla. E se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricetta. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!